Buona serata edizione della notte del nostro telegiornale che apriamo ovviamente tornando sulla tragedia avvenuta nelle acque di Giulianova perché l'autopsia svolta ieri ha confermato che i due marittimi giuliesi Elia Artone e Carlo Mazzi sono morti per asfissia da annegamento. Domani alle 10 si svolgeranno i funerali congiunti nella chiesa di San Pietro Apostolo al Lido, ovviamente di Giulianova, sarà anche una giornata di lutto cittadino il servizio di Andrea Costantini. Sono morti per annegamento i due marittimi giuliesi Elia Artone e Carlo Mazzi, che martedì pomeriggio sono stati sorpresi dal maltempo al largo del porto di Giulianova mentre erano a bordo del motopeschereccio Eliana, di proprietà dello stesso Artone. La conferma è arrivata ieri sera, a seguito dell'autopsia svolta all'ospedale di Teramo dall'anatomo patologo Giuseppe Sciarra. Non ne lascia dubbi il fatto che sia stata rinvenuta dell'acqua nello stomaco e nei polmoni di entrambi. Sul corpo di Elia Artone, peraltro, sono state trovate delle tracce di gasolio, il che fa supporre che al momento del naufragio si trovasse nel vano motore. La forte ondata di maltempo però potrebbe non spiegare del tutto l'incidente fatale, data l'enorme esperienza in mare che avevano sia Artone che Mazzi. L'ipotesi più accreditata è che siano subentrati problemi di salpamento delle reti a strascico che avevano calato per pescare. Potrebbe essersi impigliata nell'elica. Nell'ultimo contatto avuto con la moglie intorno alle 13.30, lo stesso Mazzi aveva confermato che c'erano problemi nel ritirare le reti. Ulteriori chiarimenti e dettagli saranno dati dal ritrovamento del relitto dell'Eliana, probabilmente poco oltre le 3 miglia al largo del porto di Giulianova. Le ricerche in questi due giorni però non hanno prodotto risultati e gli uomini della Guardia Costiera Giuliese continuano a scandaliare i fondali con l'ausilio di strumentazioni elettroniche. Da una parte le indagini e le ricerche, dall'altro il momento dello straziante dolore per le due famiglie. Domani alle ore 10 nella chiesa di San Pietro Apostolo al Lido si svolgeranno i funerali congiunti dei due mariti. Inizialmente le due famiglie erano orientate a celebrare ognuna il funerale del loro caro, ma a seguito dell'opera di mediazione dei parroci e del sindaco Francesco Mastromauro, le due famiglie sono state convinte della celebrazione del funerale unico. Ad officiarlo saranno proprio i tre parroci di Giulianova, Donegno Lucantoni, Donegno Di Buonaventura e Don Abramo Olivieri. Come annunciato dallo stesso Sindaco Mastro Mauro, quella di domani sarà giornata di lutto cittadino a Giulianova. In particolare resteranno chiusi i negozi in concomitanza con i funerali. Rinviata a data da destinarsi anche la inaugurazione della piazza da parte della Fidas Cuore di Giunanova, che era programmata proprio per domani. Inchiesta sulla ricostruzione post terremoto non ho mai riso del terremoto in quella telefonata parlavo di altro, lo ha detto con la voce commossa l'imprenditore di Altamura Vito Giuseppe Giustino interrogato questa mattina a Bari per rogatoria nell'ambito dell'inchiesta della Procura dell'Aquila su presunte mazzette in 12 appalti pubblici gestiti dai beni culturali d'Abruzzo che lo scorso 19 luglio ha portato all'arresto di 10 persone, Giustino Difeso dagli avvocati Gaetano Castellaneta e Carlo Teot, si è avvalso della facoltà di non rispondere, salvo precisare il contenuto di quella intercettazione telefonica nella quale, secondo l'accusa, rideva il pensiero di nuovi appalti in seguito al terremoto del centro Italia, in particolare a Matrice. L'imprenditore è attualmente agli arresti domiciliari per una presunta turbativa d'asta relativa all'appalto vinto dalla cooperativa L'Internazionale. Si è ora dimesso dall'incarico di Presidente del CDA per i lavori del Teatro Comunale dell'Aquila. I difensori si sono riservati di chiedere la revoca della misura cautelare dopo il deposito di una memoria tecnica. Andiamo a Pescara, adesso ennesima manifestazione di protesta questa mattina da parte dei residenti delle palazzine Ater di Via Lago di Borgiano. Il corteo si è mosso dai palazzi del quartiere Rancitelli ed è arrivato in prefettura il servizio di Alfredo Primante. Un'amica mia poverina quattro persone gli hanno dato una casa di 50 metri quadri, ma dove si mettono? Voi siete in albergo? No, io sto da mio figlio ospite, perché i cani non li accettano, io ho cioè, i cani di taglia grande e non li accettano, ma hanno detto portali al canile. Al canile ci porto loro, no i cani. Chiedono maggiore attenzione e rispetto i residenti delle palazzine Ater di Via Lago di Borgiano, sgomberati dalle loro abitazioni a rischio crollo. Un rischio che i cittadini nel quartiere Arancitelli non sentono sulla loro pelle, anzi, molti di loro sarebbero disposti a rischiare e a convivere con gli scricchioli di quelle strutture, pur di restare all'interno delle proprie abitazioni, che, raccontano, hanno lasciato in fretta e furia, portando via solo pochi effetti personali. Abbiamo subito uno sfratto immediato senza far capire niente a nessuno quando i palazzi non cascano nemmeno fra 80 anni perché il cemento ci sta, è inutile le pittrerie, le, le chiacchiere. Secondo, hanno, praticamente hanno fatto, si sono parati il culo perché gli hanno detto che i palazzi possono grullare, quindi lo sindaco ha messo la firma, lo prefetto, lo vediamo che cosa dice. Un'altra cosa, noi stiamo in albergo e non è che potremmo lamentarci, però. Ogni giorno telefonano alle 6-10, alle 6 ci sta la riunione, che poi questa riunione per assegnare, per chi... Ce l'hanno, loro ce l'hanno, le cartelle cliniche, anche quelle mie, noi siamo in tre a casa mia, e io figurano, non mi ricordavo le, le, le invalidità che avevo, la signora che ha preso nota, ha detto, telefoniamo noi all'Inps, quindi ci hanno tutto. E' un'altra questione che devo discutere con lui, il fatto del mangiare. Perché a noi arrivano Magna, la trasera il crude, 15 giorni fa i rescott. Questa mattina i residenti di Via Lago di Borgiano si sono riuniti in una manifestazione organizzata dalla lista Teodoro e dal consigliere comunale Massimiliano Pignoli. Il corteo si è diretto in prefettura per esporre a Francesco Provolo tutte le problematiche che stanno vivendo le oltre 60 famiglie sgomberate, molte delle quali con disabili che risiedevano nelle case popolari. Innanzitutto, per l'autonoma sistemazione ci sono delle criticità che noi dovremmo sicuramente spiegare al prefetto per quanto riguarda anche il futuro di queste persone, che cosa le attende e qual è il loro destino. Insomma, tanti problemi che oggi metteremo sul tavolo del prefetto. E poi c'è la questione di queste case che sono rimaste così, forse c'è anche la scarsa manutenzione tra le cause di questa situazione. Purtroppo si è arrivata a questa cosa perché c'è la scarsa manutenzione. Assolutamente, assolutamente. C'è questa situazione che ovviamente poi è pre pregiudicata e ha causato quello che ha causato. Vedete, sono quasi 100 persone, stiamo aspettando anche gli altri. Fabrizio Pellegrini torna libero grazie a una riduzione della pena pari a un anno. E quanto comunica Vincenzo Di Nanna, eh, segretario di Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi, e difensore del pianista teatino malato di fibromialgia, la cui odissea sanitaria e giudiziaria nasce dalla necessità. Di curare la patologia di cui soffre mediante farmaci a base di cannabis che lo aveva spinto alla coltivazione domestica. La Corte d'Appello dell'Aquila ha riconosciuto il regime del reato continuato tra le due condanne in espiazione, considerandole come espressione di un unico disegno criminoso, quello di procurarsi tramite la coltivazione domestica la sua medicina, spiega Dinanna. Grazie alla liberazione anticipata di tre mesi per buona condotta concessa dal magistrato di sorveglianza. Di Bologna. Oggi Fabrizio finisce la pena, quindi con un anno di anticipo. Resta irrisolto, continua Di Nanna, il problema dell'accesso alle cure che finora gli è stato negato. Proprio Vincenzo Di Nanna annuncia che la prossima settimana accompagnerà Pellegrini presso la Asle di Chieti a presentare l'ennesima richiesta di erogazione a titolo gratuito del farmaco. Il CDA dell'Università D'Annunzio di Pescara ha interrotto due giorni fa il rapporto con l'oramai ex direttore generale Filippo Del Vecchio. Lunedì il Senato Accademico provvederà alla nomina di Giovanni Cucullo. A tal proposito, questa mattina abbiamo ascoltato il rettore Sergio Caputi. L'Università d'Annunzio di Chieti avrà a breve un nuovo direttore generale. Sarà Giovanni Cucullo, per la cui chiamata a servizio il rettore Sergio Caputi ha convocato il Senato Accademico per lunedì prossimo, 31 luglio. Sarà l'atto che porrà fine, almeno per il momento, alla vicenda dell'oramai ex DG Filippo Del Vecchio, che aveva chiesto di poter riprendere servizio dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato il provvedimento di interdizione dai pubblici uffici per sei mesi emesso dal GIP del Tribunale di Chieti lo scorso marzo provvedimento che aveva colpito anche l'ex rettore Carmine Di Ilio, il quale, al contrario di Del Vecchio, si era subito dimesso. La vicenda del Vecchio si è trascinata fino al CDA di due giorni fa, che ha posto fine al rapporto con l'ex direttore generale. Sulla nomina del nuovo dirigente e su un eventuale ricorso al giudice del lavoro di Del Vecchio, così è intervenuto stamani il rettore Sergio Caputi. Ma guardi, io naturalmente non è stato un licenziamento, ma semplicemente perché il dottor Del Vecchio non, è, non era un nostro dipendente, quindi è stata una rescissione per giusta causa di un contratto di lavoro che abbiamo inteso richiedere. Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico si sono dichiarati favorevoli a questa ipotesi ed è semplicemente un cambio, tra virgolette, di politica di Ateneo, gestionale. Per quanto riguarda il dottor Cucullo, stiamo verificando la sua disponibilità, è una persona di esperienza per cui e soprattutto dobbiamo ottemperare una serie di disposizioni legali che ci impongono di sostituire il dottor Delvecchio al più presto e quindi... Eh, speriamo che ci sia la disponibilità da parte del dottor Cucullo in questo senso c'è il rischio di una reintegra dello stesso del vecchio? guardi io non credo francamente poi a livello personale devo dire che non ho nulla contro il dottor del vecchio la situazione si è mh, creata solamente per un problema a livello eh, lavorativo ma eh, francamente, io non credo. Poi il dottor Del Vecchio è una persona di buon senso, opterà per le scelte migliori. Call center, tre vertenze aperte e troppi interrogativi per i lavoratori. All'Aquila è il settore che dà più lavoro. I sindacati eh, sono all'opera per trovare delle soluzioni per salvaguardare l'occupazione. Diana Rosone. Una situazione difficile è quella che vivono in Abruzzo i lavoratori dei call center. Tra le vertenze aperte la più complicata è decisamente quella del consorzio lavorabile dell'Aquila che dà lavoro a più di 500 persone, alcuni disabili. I sindacati sono tutti al lavoro per cercare di arrivare ad una soluzione che possa garantire il futuro occupazionale dei lavoratori. Il comparto dei call center è il comparto privato che, dove ci sono più eh, lavoratori assunti. Eh, avere una non stabilità occupazionale dentro questo comparto significa una tragedia. Eh, sociale, perché sappiamo che sia l'Aquila che in provincia dell'Aquila la situazione economica è abbastanza delicata. Perdere un solo posto di lavoro comporterebbe una grave crisi sociale e, e, e molte, molte famiglie eh, si reggono appunto anche in maniera monoredditale eh, attraverso questo lavoro, dei, soprattutto nei call center. All'Aquila abbiamo um, circa 1200 persone che lavorano in questo comparto, è un comparto privato dove la maggior parte delle persone. Eh, hanno contratti a tempo indeterminato e una stabilità sia sociale quindi che familiare tre sono le vertenze aperte molto importanti che stiamo svolgendo all'Aquila, una è la 3G e anche in provincia, una è la 3G di Sulmona dove abbiamo raggiunto un accordo firmato RSU elette e l'altra è su Iker dove System House attraverso la il Tribunale e vincendo quindi la, eh, la causa, eh, Iker è costretta a mh, dover restituire il primo lotto eh, su poste italiane e che purtroppo prevede un, degli esuberi che vanno dai 60, 60 persone a 100 persone e infine un'altra avvertenza molto importante è sul consorzio lavorabile dove lì l'Inps eh, facendo uscire il, il bando non ha garantito la territoria non ha garantito che tipo di contratto verrà applicato, per cui ci troviamo in una situazione di trincea e di iniziative, iniziative di lotta per risolvere tutte quante queste vertenze appena annunciate. Il colonnello Sergio Aloia è da oggi il comandante provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila. L'ufficiale 44 anni ha comandato dal luglio 2015 il nucleo di polizia tributaria del capoluogo, dove ha personalmente diretto importanti operazioni di servizio nei principali settori di intervento proprio delle fiamme gialle. Prende il posto del colonnello Flavio Urbani che lascia l'Aquila dopo due anni per assumere il prestigioso incarico di comandante provinciale di Reggio Calabria sotto la sua direzione. Sono state portate a termine numerose attività investigative a contrasto delle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post-sisma nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di tutela della spesa pubblica. Cambiamo argomento, adesso il Movimento 5 Stelle assieme all'Avvocato Malandra ha presentato alla stampa il contenuto del terzo esposto alla magistratura inquirente sulla situazione della discarica di Piano Dorta a Bolognano il sito, ex Montecatini ricade nel sin di Bussi, i Grillini chiedono l'immediata messa in sicurezza. Secondo una stima dei consulenti della Procura di Pescara ci sono almeno 100.000 metri cubi di rifiuti inquinanti, tra cui vanadio, rame, piombo, zinco, beriglio, selenio, ferro e manganese, nel sito industriale ex Montecatini di Piano Dorta, nel comune di Bolognano, attivo fino alla metà degli anni 60. Rifiuti che si estendono, secondo i dati certi a disposizione, su un'area di 26.000 metri quadrati, compresa all'interno del sito di interesse nazionale di Bussi. Dal 2007 ad oggi denunciano in un esposto il Movimento 5 Stelle e l'avvocato... Isidoro Malandra, non è stato fatto nulla o quasi nemmeno per la messa in sicurezza della zona per legge prevista entro 60 giorni. Se per la discarica tra i Monti di Bussi qualcosa si è mosso, il sito di Piano d'Orta, complessivamente di 11 ettari, è rimasto nell'oblio o quasi, se non fosse per una bozza di messa in sicurezza bocciata dal Ministero dell'Ambiente e per la richiesta di quest'ultimo di una caratterizzazione dei rifiuti sul sito. A piano d'orta è tutto fermo praticamente, quindi con un ritardo di anni è stato diffidato il responsabile dell'inquinamento, con un ritardo di anni è stato diffidato il proprietario delle aree per la messa in sicurezza di quelle aree che non sono state assolutamente fatte. A distanza di dieci anni a piano d'orta non c'è una uh, misura di sicurezza che sia stata attuata. Il sito era molto più esteso, quindi è almeno quattro volte l'area uh, SIN. Anche quelle aree probabilmente, lo dice, lo dice il Ministero, anche quelle aree probabilmente sono interessate dall'inquinamento. Quello dei Pentastellati è il terzo esposto complessivo sulla questione Bussi, con il quale si chiede alla magistratura di fare luce e chiarezza sulle inerzie di questi anni per il sito di Bolognano. Il primo esposto ha riguardato l'inquinamento persistente, il secondo l'appalto per la bonifica del commissario Goio. I Grillini chiedono che a pagare le spese della bonifica e della messa in sicurezza non siano, come al solito, i soldi pubblici dei cittadini. Noi crediamo che debba essere sempre affermato il principio fondamentale di chi inquina paga, per cui chiediamo e speriamo che il governo regionale e il Ministero si adoperino affinché chi è responsabile dell'inquinamento affronti tutte le spese di bonifica. Parliamo di trasporti adesso perché la provincia di Teramo ritiene che i lavori di tenteggiatura sotto le gallerie del Gran Sasso sull'autostrada A24 annunciati dalla società Strada dei Parchi per i prossimi giorni debbano essere rinviati a dopo l'estate, una richiesta che, come spiega il presidente della provincia Renzo di Sabatino in una nota inviata alla società Autostradare, alla Regione e a tutti i componenti del tavolo tecnico istituito dal vicepresidente regionale Giovanni Lolli, è dovuta alla necessità di evitare in via precauzionale che episodi occasionali e fortuiti possano determinare la sospensione della fornitura dell'acqua del Gran Sasso in un periodo caratterizzato peraltro da carenza idrica. Torniamo all'Aquila, adesso indennizi per gli espropri del progetto Case giacciono oltre 10 milioni di euro nelle casse della ragioneria che i proprietari dei terreni espropriati non hanno mai riscosso. L'Usra invita a richiedere le somme che spettano. Ci sono quasi 10 milioni di euro su un conto corrente della ragioneria territoriale dello Stato che aspettano di essere prelevati dai cittadini dell'Aquila e il cratere. Si tratta in realtà dei soldi delle indennità di esproprio per i terreni occupati per realizzare il progetto Casei Map e altri manufatti temporanei, costruiti ovviamente dopo il terremoto del 2009. 9,8 milioni di euro, nel dettaglio 7,4 riferiti alla città dell'Aquila, 2,3 agli altri comuni del cratere, per un totale di 1.664 particelle. Soldi parcheggiati, tant'è che l'USRA ha dovuto divulgare un avviso per ricordare ai proprietari che ne hanno diritto di andare a prelevare le somme che a loro spettano. Secondo i report disponibili sui siti di USRA e USRC, all'Aquila le strutture concluse dal 2013 a oggi sono 3.374, nel cratere 1.100. Complessivamente le risorse impegnate per indennizzare i proprietari ammontano a 76 milioni di euro, la maggior parte dei quali riguardano il comune dell'Aquila. La Protezione Civile aveva fatto una stima di oltre 200 milioni di euro più morte però rimodulata. Le delibere CIPE hanno stanziato per questo capitolo del post-sisma 170 milioni di euro, una cifra che però è comprensiva anche delle spese di funzionamento dell'ufficio centrale costituitosi presso l'Usra e per eventuali ricorsi. Può capitare in questo caso che i pagamenti siano predisposti ma che poi i diretti interessati non riscuotano il pagamento perché magari non sono raggiungibili. In questo caso si fa alla ragioneria territoriale del MEF un deposito amministrativo. Chi ne ha diritto però, e qui entra in ballo l'USRA con il suo avviso, può fare istanza di nulla osta e svincolare dunque i soldi che gli spettano. Parliamo di eventi adesso, perché questa sera al porto turistico Marina di Pescara si esibirà Durga McBroom, storica corista dei Pink Floyd, in occasione del concerto che sarà tenuto dai Paintbox, la tribute band del noto gruppo musicale britannico, il servizio di Vestina News. Durga McBroom è una storica. Vocalist dei Pink Floyd, una delle più importanti band dell internazionali, ha fatto la storia della musica, torna in Abruzzo per un'importante tappa al porto turistico con i Box. I love this place. E lei è contenta chiaramente di, di essere tornata qui e questa volta sarà diverso, chiaramente, lei ama molto il, il, il cibo, molto, e dice che le persone qui sono fantastiche. Beh, se è come il resto dell'Italia sarà una cosa unica. Qual è la difficoltà di andare in giro per il mondo e cantare con queste cover, possiamo dire, dei Pink Floyd e sapere che si è una persona che è stata importante, molto importante per la, per la band originale? Beh è chiaro che insomma lei quando si esibisce con le tribute fa capire che comunque avendo fatto parte del mito, lei insegna agli altri come ottimizzare al meglio le parti, le, le, le versioni, che è una cosa chiaramente importante, è diverso da chi le riproduce e chi invece ha fatto parte della, della storia, insomma. Beh, io personalmente ho ascoltato la sua voce quando avevo, la prima volta avevo 18 anni, adesso ne ho 40 e sono cresciuto con la sua voce, con la sua professionalità, col suo modo di stare sul palco, quindi per me è un mito. Paintbox con Durga McBroom, questa sera 28 luglio, Porto Turistico, ore 21.30. E invece da oggi fino al prossimo 3 agosto, appuntamento con la sagra del timballo Teramano in località Floriano di Campli. Ci sarà spazio anche per altri piatti tipici della provincia, oltre che per eventi culturali e musicali. La festa arriva quest'anno, alla sesta edizione. Fino al 3 agosto a Floriano di Campli torna la sagra del timballo Teramano. Sì, ormai è una tradizione del territorio camplese ma non solo, eh, perché coinvolge tanti avventori da tutta la provincia di Teramo, quindi eh, un evento bellissimo in cui appunto si può degustare questo timballo in cui viene un po' rivalutata la vecchia tradizione della ricetta, quindi un evento che poi è mh, supportato da tanti eventi culturali, musicali e anche di altra natura. Quindi noi come amministrazione l'abbiamo sopportata, quindi gli abbiamo dato il patrocinio e quindi speriamo che quest'anno questa saga che acquisisce un valore particolare dopo tutto quello che è successo ci sia molta gente. Oltre al timballo ci sono altre mh, cucine culinarie che si vengono fatte ogni anno, tra cui gli spiedini, salsicce, un tipo di bistecca di, di razza ghianina e altre pietanze. Vi aspettiamo a Floriano tutte le sere dal 29 luglio al 3 agosto. Uh, il complesso è munito di tendo e struttura se, in caso di pioggia e ogni sera ci sarà uno spettacolo diverso di musica. Apriamo adesso la pagina di sport perché a due settimane dall'avvio della campagna abbonamenti il Pescara tocca già le 1500 tessere da lunedì via alla vendita libera, intanto per gli arrivi di Massimiliano Gatto e Antonio Balzano si attendono le uscite. Il Pescara tocca 1500 abbonamenti a due settimane dall'avvio della campagna per la prossima stagione. In questa prima parte infatti e fino a lunedì vige la prelazione per i vecchi abbonati, mentre dall'inizio della prossima settimana via la vendita libera. Ma 1500 tessere già staccate sono inevitabilmente un ottimo segnale, specie dopo la scorsa stagione, sintomo di una ritrovata fiducia da parte della Piazza Bianca Azzurra in vista di un torneo che vedrà il delfino come una delle biglie della cadetteria. La tifoseria evidentemente nutre fiducia nei confronti di un progetto tecnico, quello di... Zeman che evoca ricordi indimenticabili. Sul fronte mercato in questo momento la priorità è quella di sfoltire la rosa, soprattutto dopo le dichiarazioni di Zeman di martedì. Vorrei andare in 28. e eh, eh, gli altri diciamo che il regolamento puoi anche lasciare a casa la gente. Um, si possono allenare con a parte o, o a poggio. 28 giocatori, dunque. E visto che la seconda parte del ritiro di Palena è alle porte, la società Bianca Azzurra è super attiva per cercare di piazzare i giocatori in esubero. Anche perché altrimenti per le entrate le cose si complicano. Per esempio, quella di Massimiliano Gatto, esterno offensivo classe 1995 di proprietà del Chievo. C'è stato un incontro risolutore per l'arrivo in prestito in riva all'Adriatico. Ma l'affare sarà definito nei prossimi giorni quando sarà ufficiale anche qualche cessione, soprattutto nel reparto offensivo. Con la Ternana che ha mostrato interesse per Nicastro, ed è per questo che il il direttore sportivo degli Umbri Evangelisti era in tribuna al dei marsi martedì. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato c'è abbondanza e come? Esattamente come aveva dichiarato il tecnico bianco -azzurro. Il mercato finisce il 31 agosto, vuol dire che abbiamo più di un mese di tempo per le uscite, per le entrate. È normale che se alla società serve di fare qualche cessione che è utile alla società, la fa. La rota c'era Gelicari e c'era corda, poi fuori, fuori erano Campagnaro, Bovo e Fornasia. Quindi come numero è sufficiente, penso che, che possano giocare. Stendardo ormai può considerarsi quasi un ex giocatore del Pescara. Il problema sta in quel quasi. Bisogna trovare l'accordo sulla rescissione del contratto per Rossi, non ci sono offerte almeno per ora Vitturini l'accordo col Carpi, mentre Polidori si accaserà alla Pro Vercelli. Forte e ci potrebbero trovare qualche altra squadra di Lega Pro. Movimenti in uscita che se concretizzati porteranno anche all'eventuale ritorno sempre più probabile di Antonio Balzano in maglia Pescara. E in Lega Pro oggi in campo il Teramo test amichevole a Rivisondoli contro la Fidelisandria, vediamo come è andata. Vittoria sì, ma non basta. Il Teramo batte di misura la Fidelissandria nella terza uscita del precampionato. Ma contestazione a Campitelli a parte sono le dichiarazioni di Asta al termine della gara a prendersi da sole il proscenio. L'allenatore chiede subito dei rinforzi. Così la squadra è ancora incompleta in tutte le zone del campo, dice: Sul terreno di gioco il tecnico biancorosso invece non può contare su Speranza e Tullia, alle prese con piccoli problemi fisici e allora concede una chance al giovane Fagioli che in coppia con fratangelo compone la coppia. Bebbi alle spalle di Foggia. Dietro è Altobelli a prendere il posto del capitano Biancorosso insieme a Caidi. Tra i pali va Lewandowski con Calore in panchina. Pugliesi che si fanno vedere al sesto con la punizione alta di Matera. Ancora la formazione di Loseto al ventunesimo. Va vicino al gol col sinistro liftato di Bottalico che per questione di centimetri non trova l'incrocio dei pali. Il termo però trova la rete che sblocca il risultato dopo neppure un minuto. De Grazia sfonda in zona centrale. Resiste al ritorno della difesa della Fidelis e serve a Foggio un pallone che la punta spedisce lì dove Mauro Antonio non può, proprio arrivare la reazione della squadra di Loseto però non si fa attendere, altri 60 secondi e il travessone di Parisic pesca il colpo di testa di Lattanzio che si infrange sulla traversa altra occasione per il Diavolo al 33esimo ancora un break di un De Grazia incontenibile, serve nel corridoio Foggia che prova l'Eurogold a 35 metri provando a scavalcare Mauro Antonio ma peccando nella mira. ancora Teramo al minuto 42, l'azione parte da sinistra con Fagioli e si sviluppa fino al fronte opposto con Fratangelo che serve l'inserimento di Ilari, conclusione centrale respinta da Mauro Antonio, nell'intervallo Asta lascia negli spogliatoi proprio Fratangelo per Paolucci avanzando De Grazia e al 57 ⁇ la sponda aerea di Kaidi preme la conclusione proprio di Paolucci che va a raccogliere l'assist del compagno di squadra. Ma l'ex Taranto angola troppo, una conclusione decisamente non impossibile. Il secondo tempo, però, si gioca a ritmi decisamente più blandi. I cambi dall'uno e dall'altra parte frammentano il gioco. E sugli spalti c'è anche la contestazione di alcuni ultras biancorossi nei confronti del presidente Campitelli Le ruggini del post Avora, dunque, non sono affatto accantonate. E lo scontro tra il massimo dirigente e l'ala più intransigente della tifoseria continua. Dunque, vittoria di misura per il diavolo. Ma le dichiarazioni di Antonino Asta al 91 sono destinate a riempire i prossimi giorni. Il tecnico si aspetta rinforzi da giorni e al termine della terza amichevole torna a chiedere a gran voce uno o due nuovi elementi già la prossima settimana, magari in tempo utile per il primo impegno ufficiale della stagione. E sì perché il Teramo il 6 agosto sarà impegnato in Coppa Italia, affronterà la fermana sul neutro di Fano nel triangolare che comprende anche il Racing Fondi. Curiosità, proprio quella fermana che in preparazione a Rivisondoli ha potuto assistere alla prima parte dell'amichevole del diavolo. Se pensiamo il primo tempo, un'età media clamorosa, 2099-97, abbiamo retto contro l'Andrea. Che non dimentichiamo squadre importanti, quindi se io fossi in voi è stata una grandissima giornata oggi, però piccoli passi vuol dire che sai, mi sa che qui dobbiamo, devo fare anche io un passo indietro a pensare che noi ci dobbiamo salvare, signori, lo sapete, lo sanno tutti, dalla società l'ha dal sottoscritto, quindi questo è il nostro obiettivo. Arrivare a, a salvarci, quindi mettere in campo tutto quello che abbiamo. Sono contento, i ragazzi stanno dando l'anima di più, però non posso nascondere che ci manca qualcosa, perché dare l'anima è una cosa, poi si gioca a calcio ci vuole un po' di qualità. Manca cosa? Manca tanto, manca tanto in tante zone del campo. Eh, quindi... Quindi va benissimo, la società lo sa, davanti, mezzo al campo e dietro e quindi con tutta serenità io sono già in clima partita, sono già in clima campionato, quindi io voglio sempre ottenere il massimo, ma la società mi ha detto che piano piano mi garantirà, ci garantiremo insieme perché per entrambi dobbiamo fare bene, e di portare a casa qualche giocatore utile alla causa, non vuol dire che abbia un nome importante, ma che ha voglia di, di portare in alto questi colori più che mai perché io ho tanta voglia, determinazione, quindi voglio giocatori... Che diano tutto, se poi in più hanno qualità e comunque la qualità viene fuori perché anche oggi in certi giocatori mi è piaciuta è tanto di guadagnato. Bacio Terracino, ad esempio? Ma è uno di quei giocatori che non lo scopro io. Bravo nell'uno contro uno, sa fare l'esterno di destra a sinistra, sotto sottopunta. Abbiamo bisogno di quei giocatori che puntano l'avversario, che creano subita numerica e lui può essere uno di quelli. E in Serie D in casa l'Aquila, eh, fumata bianca tra eh, l'Aquila Calcio e Umberto Fioravanti e i suoi soci, ovviamente, Massimo Gizzi ed Ernesto Penzi, che hanno detto dunque sì, gestiranno per un mese la società rossoblu con fondi propri in modo da consentire la partenza della stagione in attesa di completare le verifiche contabili eh, che dovrebbero portare al passaggio di quota. In sostanza è arrivato l'ok ok alla mediazione offerta ieri eh, dal presidente Corrado Chiodi. Dopo il vertice a Palazzo Fibbioni alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, stamattina Fioravanti e soci hanno inviato un documento per la firma. Se sarà accettato, la stagione potrà dunque partire. E sempre in Serie D, ma in casa Avezzano, Erminio Rullo è l'ennesimo rinforzo di una campagna estiva che consegna al tecnico biancoverde Umberto Marino una rosa di assoluto rilievo. Vediamo. Erminio Rullo, l'anno scorso ad Agnone, playoff nel girone F, quest'anno ad Avezzano per portare qualcosa di importante a questa piazza. Ma sicuramente il Presidente ha formato una squadra di giocatori validi. Adesso cominceremo a lavorare soprattutto col gruppo, perché col gruppo di uomini si può fare qualcosa di importante. Eh, tanti singoli, come diceva il mister, non, non vincono i campionati. Eh, con i nomi eh, abbiamo l'esempio dell'Inter Di Moratti che per dieci anni ha speso tanti soldi e non ha mai vinto. Quindi noi dobbiamo fare dobbiamo mettere l'umiltà davanti a tutto, soprattutto noi grandi, ad esempio ai, ai giovani che dobbiamo tirarci dietro, loro magari correranno un po' di più per noi. <ride> eh, però è, quello è il segreto per, per portare la squadra ai vertici del campionato. Ecco tu che hai giocato con il Lecce, con il Napoli, tanta esperienza, che cosa puoi dare a questi ragazzi? Sicuramente la voglia di lavorare, in settimana si lavora per portare la squadra al massimo la domenica, quindi prepararci da martedì, essere davanti al gruppo e dare il massimo, quindi tutti quanti insieme con i tifosi stessi, visto che un po' di entusiasmo si sta ricreando, no? sentivo l'anno scorso c'era un po' di freddezza con i tifosi, adesso è importante ricompattare tutto l'ambiente, la squadra e solo così possiamo fare qualcosa di importante. E a Pineto invece il difensore centrale Marco Pomante, prossimo per la stagione che verrà in maglia biancazzurra. Una certezza per il reparto arretrato che consegna al tecnico Daniele Amaolo un tasso elevato di esperienza. Marco Pomante comincia questa nuova avventura da capitano di questo nuovo Pineto. Le prime sensazioni: tra pochissimo inizierà il primo allenamento. Ah beh, le sensazioni sono positive perché c'è sempre voglia di, di ricominciare e di ripartire. Oramai io per me sono... questo è il diciottesimo ritiro che faccio, quindi... Diciamo che senza calcio non ci so stare, poi a livello di giocatori la maggior parte già li conoscevo, le sensazioni sono buone. Dai. È stata condotta una buona campagna acquisti, sono arrivati giocatori nuovi, vi siete rinforzati soprattutto in un reparto che forse è quello di centrocampo in cui l'anno scorso c'erano state un po' più problematiche all'inizio, quest'anno che campionato ti aspetti? Beh, è normale che la squadra è stata rinforzata, la società ha fatto un'ottima campagna acquisti, e che mi aspetto? Io mi aspetto sicuramente di fare meglio dell'anno scorso, perché è normale l'anno scorso siamo salvati, però diciamo che potevamo fare, potevamo fare molto di più. C'è stato anche un ringiovanimento della, della Rosa da parte della società, sarai chiamato insomma, da capitano anche a fare un po' tra virgolette da chioccia a questi nuovi ragazzi che vengono dal settore giovanile? Sì, sì vabbè, io quello che posso, dare, posso mettere al servizio della squadra è la mia esperienza. Come ho detto prima, questo è il mio diciottesimo anno che faccio questo, questo lavoro, questo gioco. È normale, io quello che posso fare è questo, mettere al servizio dei ragazzi, dei giovani. La mia esperienza è la mia voglia perché ho la voglia di un bambino, diciamo. Con questo servizio si chiude anche questa edizione del Telegiornale. Vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione. A partire da domani mattina alle 8, con la rassegna stampa di Mattino 6. Il TG6 torna invece domani puntuale alle ore 14. È tutto, buonanotte.